Allora, Ilenia Zambito, senatrice Partito Democratico, diversi anni in amministrazione comunale a Pisa, ha portato qui a Palazzo Madama questo libro, Galatea in Comune, sul cerimoniale, sull'immagine istituzionale della pubblica amministrazione locale, un elemento importante per il Comune. Sì, è molto importante perché la forma è sostanza, è sempre sostanza, soprattutto in questi casi. Ci ho tenuto moltissimo a presentare questo libro perché seguire le regole che stanno alla base della convivenza civile all'interno delle istituzioni vuol dire rispettare le istituzioni stesse e rispettare le persone che in quel momento le rappresentano, sempre pro tempore, però sempre con grande dignità. È anche un modo per cercare di avvicinare quante più persone possibili a conoscere questi argomenti, che sono degli argomenti che potrebbero in qualche modo far venire la voglia, soprattutto nei giovani, di interessarsi di questi temi. Far parte delle istituzioni è importante, si fa per spirito di servizio e credo che insomma cercare di attrarre sempre più persone a questi temi sia davvero molto importante. Grazie all'amico Michele Fiaschi che ha voluto scrivere questo libro. Allora, Michele Fiaschi, autore di questo libro, un libro che incuriosisce fin dal titolo, e ci racconta una chicca sul galateo della PA locale. Allora, chicche ce ne sarebbe tantissime, però vi racconto una cosa soltanto, la principale. E l'uso della fascia tricolore che spetta al sindaco. Secondo la normativa spetta al vice sindaco, soltanto al vice sindaco in assenza del sindaco. In realtà in Italia viene usato da chiunque, da consiglieri, questo si parla di rappresentanza, poi per la celebrazione dei matrimoni, previa delega la possono usare anche i cittadini, però per la rappresentanza spetta soltanto queste persone. E tutti ignari continuano perché senza fascia, ahimè, non si ha nessuno. Però attenzione, perché usare la fascia in maniera inopportuna significa che te sei un ufficiale di governo, un consigliere è un ufficiale di controllo, ma non è di governo. Quindi è come se uno si vestisse da carabiniere e non è carabiniere.